Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ritorniamo nel nostro Studio Basic, rubrica dedicata a chi muove i primi passi nell'home recording. Oggi ci occupiamo di una scheda Presonus Entry Level, la nuovissima Studio 26C. Con l'arrivo delle connessioni USB-C, più piccole e performanti delle ormai obsolete USB 2, Presonus mette in campo le nuove schede audio entry level, rinnovando di fatto tutta la linea studio. Sono schede audio pensate e commercializzate per chi fa DJing, per chi inizia ora a registrare i propri demo o necessita di una scheda piccola e performante per le fasi di editing e mix in viaggio. La serie studio è quindi indirizzata ad un pubblico entry level, come dicevamo, che però non vuole scendere a compromessi con la qualità. Infatti le nuove Studio C dispongono di migliori convertitori che arrivano fino a 192 kHz a 24 bit per campionare al meglio gli ingressi mic e line, oltre agli ingressi e uscite MIDI, QMix, senza contare la quantità di software in dotazione come ad esempio Studio One Artist ed il pacchetto plugin Studio Magic. Infine due tipi di cavi USB che rendono la scheda compatibile anche con i computer che non possiedono l'USB-C, il tutto ad un prezzo ipercompetitivo. Ma analizziamola nel dettaglio. Partendo dal pannello anteriore troviamo gli ingressi in formato combo, ossia in grado di ospitare connessioni XLR o TRS, quelle jack, bilanciati ed alimentabili con la 48V Phantom attivabile dal pulsante presente sempre sul pannello frontale. Le uscite sono DC coupled, in grado di inviare attraverso particolari software non inclusi controlli di voltaggio ai sintetizzatori o ai moduli Eurorack che possono accettarli. Il pulsante anteriore AB permette il passaggio di monitoring tra mix A e mix B attraverso l'ascolto in cuffia, perfetto per i DJ in grado ora di poter ascoltare il performer mix. L'interfaccia MIDI infine ci aiuta a collegare tastiere, controller e sintetizzatori con questo protocollo. I preamplificatori sono gli ormai noti XMAX L della Presonus, professionali ed ereditati da quelli progettati per la serie Quantum XMAX, anche se non sono proprio gli stessi che invece troviamo presenti nei modelli Studio 68C e superiori. La qualità è veramente degna di nota, testata sia con voci che con strumenti acustici, riescono a catturare molto bene le loro caratteristiche timbriche e armoniche senza distorsioni udibili, con una qualità mai vista finora in questo tipo di schede. Le uscite sono bilanciate TRS ed in questo caso la 26C ne possiede 6, di cui una stereo per le cuffie e 4 mono divise in main out e line out assegnabili al QMix di Studio One. Le applicazioni della Studio 26C sono diverse. Disponiamo degli ingressi e delle uscite utili non soltanto per registrare con due microfoni dinamici o a condensatore, ma anche per campionare o registrare l'uscita stereo di una tastiera digitale o di un registratore a cassette o per chitarre e bassi, modificando poi l'impedenza in ingresso con il pulsante Line. Le uscite separate sono estremamente utili in Studio One per poter collegare due coppie di casse monitor, oltre all'uscita cuffia utilizzabile anche come uscita supplementare. Le uscite mono 3 e 4 possono essere utilizzate per inviare il metronomo al batterista ad esempio, o uno strumento o diversi strumenti come sequenze esterne. L'interfaccia MIDI, anche se obsoleta, rappresenta una importantissima connessione con il passato, in particolar modo con i sintetizzatori, tastiere, controller e anche altre interfacce MIDI esterne che, insieme alle uscite di C-coupled, pilotano totalmente i sintetizzatori con ingresso CV. Le caratteristiche tecniche sono un sample rate variabile da 44 kHz fino a 192 kHz a 24 bit con un range dinamico di 114 dB. Gli ingressi MIC lavorano a più 4.5 dBU con un guadagno totale di 70 dB e un'impedenza di ingresso di 1.6 kΩ adatta alla maggior parte dei microfoni. Gli ingressi line hanno un livello massimo di più 19.5 dB con un gain sempre di 70 dB e un'impedenza di 10 kΩ. Gli ingressi instruments, infine, possiedono più 14 dB con un gain a 70 dB e impedenza 1 megaohm.
La latenza verificata dai miei test è di 6 millisecondi circa con il minor buffer possibile ed è il round trip dati del protocollo USB-C. Riguardo la compatibilità, la scheda gira perfettamente sotto OS X Mojave e Windows 10 con sistemi a 64 bit per garantire una perfetta integrazione e velocità con il sistema stesso. Può essere connessa sia ad ingressi USB-C sia a USB 2 da cui trae anche l'alimentazione. L'installazione e il collegamento sono sicuramente la parte più semplice di tutto il processo. Basta installare il PreSonus Universal Control, collegare la scheda al computer e avviare la nostra DAW. Semplice, rapido, nessun tipo di configurazione è necessaria. In conclusione, la Studio 26C è una scheda semi-pro, anche se posizionata nel mercato entry-level, è solida, stabile e con driver scritti molto bene. È una scheda pensata per l'home recording, perfetta per il live e per l'uso in genere on the road, perché non necessita di alimentazione esterna, come abbiamo visto. È alimentata quindi integramente con l'USB-C e per questo siamo anche limitati al massimo con le connessioni. Oltre alle caratteristiche qualitative, dispone di una dotazione di software degna di nota, che supera di gran lunga il valore della scheda stessa. Infatti Studio One Artist 4.5 ha un valore di 99 euro ed insieme ai plugin contenuti nel pacchetto Studio Magic arriva ad un risparmio di 400 euro circa, mettendoci nelle condizioni ottimali per registrare e mixare al meglio quello che vogliamo in ogni momento. Funziona egregiamente anche con le altre DAW, ma raggiunge il massimo proprio con Studio One 4.5. Avete bisogno di una scheda piccola, economica, con eccellenti pre-convertitori da usare in ogni momento? La Studio 26C fa per voi. Iniziamo con la registrazione del prodotto. Colleghiamoci al sito PreSonus e registriamo il nostro prodotto. Loghiamoci sul nostro account. Se non possediamo l'account, creeremo un nuovo account. Dopodiché dovremo soltanto registrare un nuovo prodotto cliccando su Register a Product o Registra il prodotto. In questo spazio dovremo inserire il prodotto hardware, la data di acquisto ed il numero di serie che troviamo sulla cartolina all'interno della scatola. Una volta inserito il numero di serie, troveremo la scheda audio aggiunta sul nostro account PreSonus. E potremo accedere in questo modo a tutti i prodotti aggiuntivi e quindi tutti i prodotti del bundle che fanno parte della nostra scheda. In maniera particolare troviamo al suo interno l'installazione di Studio One Artist versione 4.5 e una serie di plugin estremamente utili. Per esempio troviamo l'Output Movement, il compressore della Kangelm, una serie di plugin della Plugin Alliance, in questo caso Brainworks Opto Compressor, SPL Attacker e l'equalizzatore MAG EQ2. Proseguiamo con l'aggiunta di Arturia Analog Lab Light, il riverbero della Lexicon MPX e un nuovissimo Instruments della Studio Linked, oltre ad un Virtual Drummer della UJAM ed infine Isotope Neutron Elements, che ci aiuterà tantissimo nella fase di mix. Sono plugin che hanno un valore di circa 400 euro, quindi di gran lunga superiori al valore dell'acquisto della scheda audio stessa. Dovremmo quindi scaricarli ed installarli all'interno del nostro computer, ma per prima cosa scarichiamo il download dello Universal Control, in questo caso del Macintosh. Una volta installato, lanciamolo e troveremo immediatamente al suo interno la scheda audio che abbiamo appena connesso al nostro computer, nel nostro caso la Studio 26C. Già da questo pannello possiamo configurare il tipo di sample rate da utilizzare. Possiamo scegliere da 44 kHz fino a 192 kHz. Il clock source è interno perché questa scheda non accetta clock esterni digitali. È bene controllare che non vi siano aggiornamenti dello Universal Control, nel nostro caso ovviamente è aggiornato, e di controllare infine il firmware della scheda audio stessa, controllare quindi che sia sempre l'ultimo installato. Siamo ora pronti per poter utilizzare la nostra scheda audio all'interno di Studio One. Chiudiamo lo Universal Control e lanciamo Studio One. Una volta lanciato Studio One, continuiamo con la configurazione della nostra scheda audio. Clicchiamo su Audio Setup e selezioniamo la nostra scheda audio Studio 26C. Controlliamo che il buffer sia un medio, in questo caso abbiamo scelto 256 samples e settiamo il processing su
64 bit e lasciamo il dropout protection al massimo. Questo è uno standard riguardante la configurazione delle schede Presonus. Facciamo ok e creiamo una nuova song. Accendiamo il mixer e per prima cosa ovviamente colleghiamo un microfono alla nostra scheda audio. In questo caso sto utilizzando un SM58 della Shure collegato via XLR all'ingresso 1 della scheda audio. Ricordiamoci che è un microfono che non necessita della Phantom. Nel caso invece collegassimo non il classico SM58 ma un microfono a condensatore come ad esempio il Rode NT1, dovremo necessariamente attivare la Phantom sul nostro preamplificatore anteriore. Andando ora nella sezione input del mixer troviamo gli ingressi della nostra scheda audio. Il primo è l'ingresso stereo 1 e 2, mentre poi possiamo anche vedere i due ingressi separati 1 e 2 o left e right. Sempre dalla configurazione mixer possiamo utilizzare sia l'inversione di fase sia il preamplificatore aggiuntivo e quindi modificare il gain direttamente dal mixer. Nel nostro caso utilizziamo quello presente sulla scheda audio per aumentare il volume del segnale in ingresso del microfono. Regoliamolo con cura e facciamo attenzione che il segnale non arrivi in clip, quindi vada sul rosso. Come abbiamo appena visto, potrebbe non essere sufficiente l'intero gain a disposizione della scheda audio. In quel caso potremmo aggiungere ancora gain utilizzando i 12 dB aggiuntivi che ci regala il mixer di Studio One nel controllo di gain. Aggiungiamo una traccia audio e selezioniamo come ingresso il nostro segnale input left che troviamo qui negli ingressi. In questo modo l'ingresso è settato sul canale in registrazione. Premiamo REC e potremo già iniziare a registrare. Come vediamo è abbastanza semplice configurare il tutto. Se avvertissimo latenza possiamo cliccare il pulsante Z verde che troviamo sotto al master. In questo modo viene attivato lo Zero Low Latency Monitor di Studio One che annulla completamente la latenza eventualmente avvertibile. All'interno della IO Setup possiamo rinominare i nostri ingressi con dei nomi a piacere oppure nella sezione Output aggiungere un ulteriore bus che potremo assegnare alle uscite 3 e 4. Per fare questo clicchiamo su Add Bus e selezioniamo direttamente le uscite 3 e 4, rinominiamole, aggiungiamo eventualmente lo stesso tipo di uscite ma in formato mono per poter ad esempio inviare il click a un batterista oppure inserire il buffo del Q-Mix nell'uscita 3 e 4 per poter avere una seconda possibilità di mix switchabile poi dal pulsante AB davanti alla scheda audio e quindi poter disporre di un mix differente per l'ascoltatore che si trova su queste altre uscite secondarie. È al momento la scheda più economica che sta proponendo Presonus sul mercato. Ma vediamo come si comporta realmente all'interno del nostro computer, analizzando per prima cosa la latenza reale della scheda audio. Andiamo su Preferences, Audio Device e notiamo che con un buffer a 16 samples, quello più basso consentito a 48 kHz, con l'USB-C abbiamo circa 5-8 punto millisecondi di latenza, di round trip totale. È il minimo possibile con la scheda USB-C. Potremmo eventualmente abbassarlo ancora alzando il sample rate a disposizione. Ma nel caso di Studio One non è necessario ricorrere a questo, possiamo lasciare un device block size molto ampio per poter far lavorare i plugin ed avere a disposizione un secondo buffer per poter gestire il monitoring del segnale in ingresso. Per cui lasciamo il nostro buffer in ingresso estremamente basso per non farci avvertire latenza e quello del processing al massimo possibile. In questo modo avremo un abbattimento totale della latenza solo grazie a questo tipo di algoritmi presenti all'interno di Studio One. Le altre funzioni presenti sul pannello sono l'ingresso line per la selezione di un'impedenza diversa in base al tipo di ingresso che andremo ad utilizzare ed il pulsante AB che abbiamo poco fa configurato con il Q-Mix. In questo modo possiamo ascoltare due tipi di mix differenti, sia quello dell'uscita main sia quello dell'uscita 3 e 4 eventualmente configurata.
per cui semplicemente cliccando potremo switchare tra i due tipi diversi di mix e quindi di ascolto. Il potenziometro main si occupa solo dell'uscita 1 e 2 main ed è indipendente da quello di Studio One, mentre subito sotto troviamo il potenziometro dell'uscita cuffie. Il pulsante monitoring invece bypassa completamente la DAW. In questo modo possiamo ascoltare l'ingresso diretto nella scheda audio attraverso le cuffie senza dover passare attraverso la DAW. Questo è il sistema per poter abbattere completamente la latenza audio della DAW e quindi ascoltare il nostro monitoring senza alcun tipo di ritardo, ovviamente senza l'utilizzo dei plugin all'interno della DAW, in questo caso di Studio One. Spero che questa recensione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter sovvenzionare queste recensioni e video gratuiti. Trovate il link nella descrizione sotto al video. Ciao, a presto!